Buonasera. Grazie per essere qui, per essere numerosi, per credere in questo progetto, che è il progetto del Movimento 5 Stelle. Io continuo a dirlo e continuo a dire Movimento 5 Stelle con un grande orgoglio. Un orgoglio che deriva dall'appartenenza dell'unico movimento attualmente impegnato in politica in una città, in un paese, che dimostra ogni giorno sempre di più dove sono veramente le problematiche reali di quello che noi stiamo vivendo sulla nostra pelle. Orgogliosa di poter essere oggi ospite di Fabio Massimo, che ho visto e ho creduto in lui sin dall'inizio. Quando leggi che siamo un paese che si preoccupa tanto dell'immigrazione, ma che in realtà le persone che emigrano, che se ne vanno da questo paese, sono molte di più di quelle che arrivano, e purtroppo arriva tanta gente disperata mentre stiamo mandando via quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre capacità, i nostri giovani migliori. Allora vedere un giovane che invece sì, se ne va in Europa, ma va a fare l'euro deputato per il Movimento 5 Stelle, è qualcosa che mi riempie di orgoglio. Meno mi riempie di orgoglio appartenere a un paese che poteva essere anche all'interno di un contesto europeo, laddove qualcuno, visto che comunque ce l'abbiamo messi noi, e quindi cominciamo a prenderci anche le nostre responsabilità, perché nel 92 il Movimento 5 Stelle non c'era nel 93, nel 97, e quindi forse qualcuno di noi ha anche creduto che coloro ai quali abbiamo messo in mano la nostra vita potessero fare qualcosa di buono. Così non è andata. Dal 92 in poi questo paese è stato consegnato, poi con il 94 grazie a Berlusconi, in mano ai delinquenti. E per noi l'Europa è un problema aggiunto, devo dire, è un problema che si aggiunge purtroppo a un problema che è quello interno. Loro sono degli autodeputati, porteranno la loro testimonianza e come vedete noi non facciamo programmi, andiamo avanti su due binari che sono paralleli. Uno è quello per la richiesta dell'uscita dall'euro e per una lotta forte contro un'Europa che è sempre più un'Europa delle banche e non esiste più un'Europa sociale. Ma internamente la nostra battaglia deve essere ferma, convinta e tenace contro la corruzione, che è il vero cancro di questo paese. E la corruzione, signori, si riverbera in qualunque settore, a partire proprio dalla sanità. Noi abbiamo fatto tempo fa un altro convegno, che era quello sulla corruzione in sanità, partendo dai dati del Libro Bianco, dove ci venivano sviscerati informazioni che fanno impressione. Se voi pensate che attualmente la corruzione in sanità si quantifica in qualcosa come 23 miliardi, di cui 6 sono esclusivamente corruzione. Oggi sulla nostra pelle, vedendo quello che sta accadendo a Roma, sappiamo un pochino meglio cosa è una corruzione, cos'è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, che visto che vivevamo nella capitale ci sembrava così lontana, non solo era vicina, era nuova, era addirittura originaria e originale, come dice il procuratore Pignatone. Ed è qualcosa che ci deve far pensare, perché tante volte sembra che il problema è un pochino più lontano di quanto in realtà non sia. Così come l'Europa ce l'hanno fatta vedere come non un problema, una grande occasione, qualcosa che forse poteva esserlo, lo è stata per altri paesi, perché non avrebbe dovuto funzionare così anche per noi. Non ha funzionato così per noi perché abbiamo da 30 anni una classe politica che non pensa minimamente a questo paese, pensa esclusivamente ai propri interessi. Ma questo è qualcosa che voi dovete cominciare a percepire, a respirare, a vivere. Ogni volta che subite un disagio, che non avete la possibilità di prendere un mezzo pubblico, che non avete la possibilità di curarvi, che non avete la possibilità di accedere a un servizio che vi è dovuto, perché con una pressione fiscale al 50%
effettiva, più le varie accise. Io continuavo a vedere, mi facevano domande, ma come mai diminuisce il prezzo del greggio e non diminuisce il prezzo della benzina? Perché la nostra benzina in realtà non è rapportata al prezzo del greggio, la nostra benzina, il nostro gasolio è rapportato alle accise che puntualmente continuano a mettere, perché tanto la macchina la devi prendere. E questo è lo stesso discorso che fanno in sanità. La sanità è il 70% del costo che sostiene ogni paese per curarci. Cosa hanno di sicuro loro? Che tu prima o poi ti ammali, a parte che ci avvelenano, quindi lo hanno per certo, ci uccidono giornalmente con tutto quello che respiriamo, con tutto quello che mangiamo, con tutto quello che beviamo. Signori, è veramente una lotta impari, quella che tentiamo di fare con il Movimento 5 Stelle. Oggi abbiamo visto spazzare via tutte quelle che erano le tutele, le leggi per le tutele ambientali, perché è più facile dare manforte ai vari petrolieri, ai vari imprenditori, piuttosto che continuare a dire è inutile che costruisci, è inutile che fai le trivellazioni, devi pensare alle persone che stanno male. Lui portava dei dati. E portiamoli anche noi in Italia. Quanti sono i bambini che vivono in povertà assoluta? I nostri figli. In Italia è un milione di bambini che vive in povertà assoluta. Un bambino su tre non può permettersi l'apparecchio per i denti. Sono cose che fino a 20 anni fa qualcuno percepiva, viveva. Noi abbiamo visto in 20 anni ridurre i nostri diritti. Non sto parlando di potere d'acquisto, di cose economiche. Diritti, a fronte di ciò che tu dai, c'è un detto a Roma che dice lavoro, guadagno, spendo, pretendo. Io non dico tanto, ma almeno quello che diamo, lo vogliamo vedere ritornare come servizi in minima parte per quello che ci compete? E abbiamo permesso che venissero distrutte le cose più importanti, e una di queste, signori, è la sanità. Il tentativo sistematico, e ormai non diciamo più periodico perché è stato programmato, sono 20 anni che fanno la stessa identica cosa, di favorire quelle che sono le strutture convenzionate al fine di rendere sempre meno fruibili e funzionali le strutture pubbliche, così da costringere le persone che hanno necessità a rivolgersi a centri dove la corruzione è fondamentale. In regione in Calabria si parla di un giro di affari che va intorno ai 2,5 miliardi per quelle che sono le strutture private convenzionate. Ma noi prima forse ci sentivamo tutelati dal fatto che accadeva in Calabria, accadeva in Sicilia, accadeva in Campania, in qualche maniera eravamo abituati. Allora, a fronte di quello che è accaduto nel Comune di Roma, quanto pensate che dovremo aspettare per vedere indagata la Regione Lazio su come è stato distrutto quello che era il nostro patrimonio sanitario? Noi avevamo un patrimonio in questa regione, in questa città. Io mi vedo venire persone del Santo Eugenio, dove c'era un polo di eccellenza di medicina nucleare che è stato smantellato in maniera vergognosa, con la scusa della ristrutturazione, perché adesso loro devono ristrutturare, si ristrutturassero il cervello, perché poi dicono che io mi arrabbio, ma questi sono dei delinquenti e io sono stufa anche. Lui dice oggi bene, i nostri eurodeputati, aspettate che venga più uno dei nostri parlamentari a dirvi che i parlamentari del 5 Stelle stanno là dentro, lavorano bene, ci stanno anche la notte e continuano a proporre cose assolutamente condivisibili, ma che non sono disposti neanche a discutere, perché non è quello che serve a loro. Il primo giorno che siamo entrati là dentro abbiamo chiesto che venisse discussa una legge anticorruzione. Ma quante cose servono a questo paese? Quante cose servono a questo paese? Una, due, tre. Quando vi dicono che i soldi non ci sono, e questa è la più grande menzogna, perché quando io vedo dare 50 milioni di euro per la legge di stabilità per la patologia da gioco d'azzardo, che è diventata una patologia, che tu Stato hai fatto diventare una patologia permettendo il proliferare di slot machine, di non grande rispetto alla città. Che tu mi stai usando, prima dai la patologia e poi mi dai la cura. Io quei 50 milioni di euro li volevo investiti affinché nelle scuole venisse detto che è finita l'eroina, perché forse sull'eroina lo dice anche Buzzi,
si guadagna di più con gli immigrati che con la droga. Adesso hanno scoperto che si guadagna di più col gioco d'azzardo che con la droga. La droga era troppo sfacciata legalizzarla. Il gioco d'azzardo invece che crea danni tali e quali. Con testimonianze che nei centri dove prima c'era il recupero dei tossicodipendenti, oggi sono stati riconvertiti per il recupero di persone affette da patologie da gioco. Allora mi domando, se i soldi che ci sono, noi continuiamo a permettere che siano a disposizione di una classe dirigente, non la chiamo più neanche classe politica, perché sono stata accusata io di non essermi definita politica, qualora lo sono. Allora sì signori, io sono un politico e questo sono una classe dirigente delinquente. Mettiamola così, cambiamo un attimino le carte in tavola, perché è vero, questa non è più politica. Noi siamo in mano, così come all'Europa, così come allo Stato Italia, a delle lobby ben organizzate, dove tu sei lì a farti 7-8 ore in commissione bilancio per vederti approvato, sono 2 anni, chi di voi segue il Movimento 5 Stelle lo sa, è una battaglia che se non crolla prima il governo me la porto a casa, perché tanto mi conoscono che sono di legno e glielo dimostrerò. 2 anni che chiedo che vengano stanziati i soldi per gli screening neonatali, perché in Italia si fanno in 3 regioni 40 screening e in altre regioni se ne fanno 2. Screening che si fanno nei primi 3 giorni di vita, che vanno a identificare malattie metaboliche dovute a veramente a cose banali, alle proteine del latte, curabili se identificate immediatamente, e che possono essere patologie neurodegenerative invalidanti per tutta la vita a carico di una famiglia, di un essere umano e, permettetemi, visto che faccio il legislatore, di un servizio sanitario nazionale. Allora io, a fronte di un investimento, chiedo 15 milioni di euro divisi in 3 anni, pregando, rimanendo incollata a quella sedia, aspettando che ti chiamano l'emendamento, perché non aspettano altro, scusate il termine, che vai a pisciare per discuterlo e bocciatelo. E allora qui non fai altro a farlo. Invece il tuo presidente del consiglio, il loro presidente del consiglio, per farsi lo spottino elettorale, da 80 euro a tutti i bambini che nascono per 3 anni, perché lui sa quanto costa le pannoline. Signori, queste persone non sanno nemmeno fuori da quell'aula dorata nella quale si sono chiuse e che non hanno nessuna intenzione di lasciare, che cosa sta accadendo. Io percepisco una nazione stanca, percepisco una città, forse ha riscoperto anche di essere vagamente migliore di quella che oggi appare su tutti i giornali mondiali. In tutto il mondo Roma è la capitale della mafia, in tutto il mondo Roma è la capitale del malaffare, ci vedono come il terzo mondo. Noi abbiamo meno turisti di una qualunque cittadina, perché? Perché chi viene qui non sa come spostarsi, chi viene qui non sa, si trova ad alloggiare in alberghi che portano 5 stelle, che a paragone di quelli che sono nel resto d'Italia e nel resto dell'Europa fanno ridere, perché non c'è un'attenzione neanche in quello, non c'è più neanche attenzione a quello che abbiamo dato, a verificare se oggi lo vale ancora. Viviamo di ricordi, viviamo di quello che eravamo e non lo siamo più. Il terzo mondo è qui, il terzo mondo è nella nostra incapacità di dare un futuro ai nostri figli. Il signore in sanità, il terzo mondo è anche nel dover di dire che la sanità universale, così come la conosciamo, pubblica, così come l'abbiamo vissuta, non è più garantita, non è quello che vogliono. Un ticket da 50 euro su una qualunque prestazione sanitaria, che è maggiore di quello che è la stessa prestazione in regime privato, è lo specchio di dove sta andando questo paese. Quindi oggi siamo, grazie a Fabio, grazie a questo incontro, a questo paragone, io non lo faccio il paragone con la Grecia, a me dispiace, sono andata tanti ad informarvi e purtroppo lo stile corruttivo e clientelare di una classe politica lo avevate voi, come purtroppo abbiamo noi. Quindi diciamo che i problemi vanno ad intersecarsi. Sostenere un'Europa che pensa agli affari suoi, avendo una classe dirigente che pensa agli affari propri, lascia un popolo in balia di se stesso.
Beh, noi abbiamo deciso di essere il popolo che in balia di se stesso si autogoverna. Abbiamo dimostrato di poterlo fare. C'è una soluzione e io credo che sempre di più è l'unica soluzione. Grazie per esserci, grazie per continuare a credere al 5 Stelle.